Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sì, lo so, siamo già a Milano e si incominciano a vedere già i pacchi, ma tranquilli, adesso iniziamo questo video facendo un salto indietro nel tempo, perché ho deciso di portarvi con me e farvi vedere tutto il mio viaggio, trasloco, slash ingresso nella nuova casa che avverrà a termine di questa settimana, la prossima settimana, insomma, capirete. Quindi io adesso vi lascio il video che abbia inizio il quarto trasloco visto su questi schermi di YouTube. Siamo in fase di partenza e questo è il frigo che ci è rimasto. Devo dire che solitamente sono molto meglio organizzata e solitamente arrivo alla fine con veramente zero roba in frigo, ma ovviamente tutta questa roba non è un problema perché ce la portiamo via, tanto anche questa cosa si scongela e le mangiamo nei prossimi giorni. E sono avanzate anche, questa è la roba che gli ho detto Jimmy, colazione, finisci. Sono avanzate anche delle uova che per portare via in modo più sicuro le faccio sode, non alla faccians. E purtroppo qui, ragazzi, un uovo ha dato forfè. E una cosa che ho imparato a fare, che prima non facevo e l'ho pagata cara, è quando sono al supermercato controllare le uova, cioè proprio prendere il pacco e aprirlo e vedere che non siano rotte. Questa probabilmente o mi è sfuggita perché si è rotta sul fondo. No, non lo alzo perché già ho fatto un casino, mi lancio l'albume addosso. Comunque, o mi è sfuggita o si è rotta nel portarla a casa, il che è molto probabile perché non sono molto delicata io. Tornato un bel tempo, scusate, penso che ci sia un po' di vento in realtà. Ok, allora, oggi è tornato il sole e quindi ne ho approfittato questa mattina per fare un velocissimo Tabata che non ho filmato per i video, eccetera, ma ve l'ho messo nelle stories, quindi l'avrete visto. E adesso finiamo di sistemare casa, pranziamo e poi partiamo. Workout è terminato, è stato un allenamento molto rapido e veloce, giusto per muovermi un pochino, visto che poi passerò tutto il giorno seduta in macchina. E adesso mi faccio la doccia, ovviamente sono qua, e ne approfitto per farvi vedere. Non so se ve lo ricordate, ma negli ultimi vlog vi ho detto che io solitamente utilizzo prodotti bio per lavarmi i capelli, però qui Jimmy aveva preso soltanto tipo quello lì commerciale e quindi mi stavo adattando. Però poi l'ultima volta che sono andata al Lidl ne ho approfittato e ho preso questi di pH Bio, che appunto trovo al Lidl. Questi in realtà sono quelli con cui io ho iniziato a prendermi cura dei miei capelli con prodotti bio. Non sono una grande intenditrice, ma mi sono trovata sempre molto bene. E sono prodotti vegani, sono certificati bio, quindi insomma io mi sono trovata bene e mi fido abbastanza. Ve ne ho anche parlato già su Instagram e anche voi sono piaciuti, quindi li trovate al Lidl. Ah, scusate, ma allora, mentre facevo la doccia, stavo leggendo il pack e praticamente, oltre a listare gli ingredienti, ti dice anche da dove derivano, quindi c'è cioè ad esempio il glicerolo, ti dice che è da olio di cocco e palma, e poi ti dice anche la funzione. Quindi anche chi come me è un po' ignorante al riguardo può capire cosa sta mettendo in testa. Pensare che quando siamo arrivati questi erano l'ordine del giorno. E adesso è estate. Direi che carichi siamo carichi e siamo pronti a partire!
Cioè, questo significa che è veramente, si spera, finito questo incubo. Ciao casina, ci vediamo presto. Grazie di tutto. In questo viaggio per la prima volta abbiamo deciso di non ascoltare la musica ma ascoltare dei podcast. Ci stiamo facendo tutta la playlist di Spotify di Alta Infedeltà. Sì, non è un podcast molto... è un po' inusuale. Saliremo di qualità e livello magari nei prossimi viaggi, ma per ora... sono storie di Alta Infedeltà. Piccolo pit stop in autogrill, Luna silenziosissima, non ha, cioè vi giuro non è mai stata così tranquilla. Jimmy prende la merenda. Se non di carta. Le uova però qui dentro. Dove dovresti averle messe? Nella carta stagnola. La che? Non la vedo la carta stagnola. Vieni, lascia. Ma dove cacchio peschi? Vicio, è vero. Chiudi o prendine uno e mettilo via. Pensavo tu lo volessi anche te. No, io sono a posto. Ovino, merendino. Merende sign on the go? Yes. Finalmente a casa! Ragazzi, Luna si sì, spesatissima. È un casino. Allora, a parte, c'è... io ho ancora il piumino, il cappotto, ma aspettate, la chicca è questa. La ghirlanda di Natale. Non ricordavo di avere così tante scarpe. Cioè, allora, già ho lasciato a casa un bordello. Cioè, vabbè, Luna, dai, non rendere la situazione peggiore di quello che è. No, vabbè, che casino. Però finalmente a casa! Cioè, mettetevi le mani davanti agli occhi, vi prego. Questa è la situazione camera da letto. Mamma mia. Ah, e tra parentesi, cucina. Ovviamente io dovevo stare via un weekend, avevo lasciato tutta la roba in frigo. Allora ho chiesto al mio proprietario di casa di venire a svuotarla. Questa è la roba che ci siamo portati dalla Toscana. Quindi ho chiesto al proprietario di venire a svuotarla e si è portato via un po' di roba. Ma ha dimenticato, o meglio, non penso che l'abbia nemmeno aperto, questo. Io vi giuro, ho creato un nuovo organismo che... schifo. Ma io mi chiedo sinceramente, ma che cos'era questa cosa? Pasta? Cioè sono tipo degli spaghetti? Cosa avevo lasciato in frigo? Non lo so. Non lo so. Ah, amore, sei contenta di essere a casa? Ci aspettano delle lunghe giornate. Guarda! I miei barattoli, tutta la mia frutta, la mia dispensa. Vediamo com'è la mia dispensa. Ah. Ah, i semi di canapa, sì. Ok, ora sono straeccitata per tutto. Incomincio a mettere via perché Jimmy è andato a parcheggiare la macchina. Eccolo. Abbiamo scoperto cos'è questa cosa. Era formaggio. Qui c'era una bellissima forma di formaggio. Ma Jimmy, sembrano, non so, zucchine grattugiate, pasta, che ne so. Addio anche al formaggio. Olè, poi? Diciamo che era obbligatoria. Pizza! Yeah! Margherita, bresaola, lucca e grana. E zucchine. Bene, allora, io ho degli orari molto strani, ore 6:34, ragazzi, è iniziato il trasloco. Inizio con la dispensa mettendo via tutte le cose inutilizzate e pensando a cosa regalare alle mie amiche, perché qua c'è un po' troppa roba e noi siamo piccolini. Dispensa. Allora, la mia dispensa è così, organizzata così. Qui c'è la parte che utilizzo giornalmente, quindi gallette,
latte, farine aperte, burri, eccetera. Prima finisco questo e poi passo a quello che c'è lì, che sono le scorte di quello che è là. E poi invece questo è l'angolo della pasta. Qui ho pasta, legumi, farine, quinoa, riso, eccetera. E poi qui tutta la pasta. Ecco, questa è la mia dispensa. Fate conto che in casa nuova, non ho perso un orecchino, l'ho tolto perché mi dava fastidio. Comunque, in casa nuova ho un terzo di questo spazio per la dispensa. Dopo la dispensa ho deciso di passare le scarpe. Domani portiamo la macchina da lavare, quindi ho detto quali sono le cose che posso lasciare lì che mi sono solo di ingombro. Per me le scarpe rientrano in questo e vi faccio vedere il motivo. Queste sono quasi tutte le mie scarpe. Quasi, perché sono sicura di averne altre da qualche parte che usciranno col trasloco. Contate tutte e sono 51 paio di scarpe. Vabbè, sono principalmente scarpe da ginnastica. Ma guardate i miei tacchi, che belli. Quelli sono di Guess, è stato uno degli ultimi acquisti, in realtà un regalo di Jimmy. Poi queste le ho prese su Asos, penso, per il matrimonio. Ho avuto una fortuna tremenda perché sono perfette. Queste sono di Passi Italiani. Le ho prese a Torino, in realtà, quando sono andata. Poi vabbè, io ho passioni sandali gioiello. Questi due sono... questa di Valerio, questa di In Trend, tipo Max Mara. Invece questi sono anche rotti, ma li ho presi in un negozietto a Piacenza. E poi io ho la passione mocassini. Questo è stato veramente l'ultimo acquisto prima della quarantena. Questi sono di Louis Jo, il brand Rebel Queen, però è tipo Louis Jo praticamente. E poi i miei altri mocassini sono questi di Jonak, ma li ho presi su Zalando Privé. Poi altre scarpe che io adoro sono questi stivaletti. Questi sono di Armani, li ho presi all'outlet, ma tantissimo tempo fa, mi piacciono da morire. Queste scarpe un po' particolari. E poi direi basta. Ah no, ovvio. Questi sono stati i miei stivaletti di quest'inverno. Li ho presi in un negozio a Padova, sono di Barca, ma so che c'è anche ad Arese. Ecco, no, basta. Poi tutto il resto sono scarpe da ginnastica. Una Luca collaborazione ha portato a questo. Iniziare il trasloco così presto, perché stiamo iniziando praticamente una settimana prima, porta proprio a questo rischio, il fatto di riempirsi la casa di scatole. Quindi adesso ho dato una gran bella botta alle scarpe, queste sono tutte scarpe e questo è quello della dispensa di cibo di questa mattina. E per fortuna, portando la macchina domani dalla valle, ci liberiamo di questo bel ingombro. La cosa ideale sarebbe in tutti i traslochi farli in più tranche, ma noi dovremmo fare tutto in uno, quindi... Queste sono quelle superstiti, cioè quelle che tengo adesso, rimetto in scarpiera, eccetera. Mi sono tenuta un paio di scarpe per uscire e un paio di scarpe per allenamento. Devo trovare la scatola di quelle. Ma diciamo che in questi mesi ho imparato a vivere con l'essenziale, quindi diciamo la verità, non ho più voglia di far scatole, basta, mi sono stufata per il momento. Un consiglio, anche se può sembrare banale, è quello di segnare tutto, sempre, il contenuto della scatola. A volte sono stata anche super precisa. Ecco qua, in cui ho scritto esattamente quello che contiene, così si sa sempre tutto. Pranzo di oggi, svuota freezer in questo caso, perché c'è una vellutata di cavolfiore e patate scongelata. Una barbabietola frullata e mischiata dentro per dare colore, scongelata, della feta scongelata e degli edamame surgelati, quindi cotti, scongelati insomma, mi ha capito. Quanto è bello sto piatto. Vuoi vedere il nostro freezer? Ancora non ve l'ho fatto vedere, ma... diciamo che io, prima di partire, ovviamente cerco sempre di svuotare il più possibile il frigo e tendenzialmente metto tutto in freezer. Siete pronti?
e l'ho già un pochino svuotato, ma cioè c'è di tutto, ragazzi, di tutto, dalla mozzarella congelata tagliata a fette, perfetto. Come sarà buona. No, allora, ovvio, non è la bufala che è, però questa messa, cioè lasciata scongelare e poi messa sulla passata di pomodoro, come la facciamo noi, ragazzi, lasciate perdere Jimmy, è buonissima. Qui ci sono dei ceci, perché ragazzi, c'avevo i ceci e li ho messi qua. Questa secondo me è pasta al forno. Dovrei vedere il mio ultimo vlog, perché lì in teoria avevo fatto meal prep, avevo messo via. Secondo me da qualche parte c'è del banana bread, ma punto a farlo bread, oggi. La pasta l'è ghiacciata, non so. Sa che cadrà qualcosa, attenzione quando si apre. Non mi metto un profumo da 3 mesi. È andata male anche lui? Ah, mi sento donna. Non ti sembro strana con altri vestiti oltre... Un po'. Io più che altro con le scarpe, mocassini. Le spazzole, quelle professionali, l'altra non so dove sia. Ma questa è figa. Merenda con 2 uova sode portate alla montagna su cracker, un pelino di sale e pepe. Ah. Oggi sono presa un po' dall'euforia, non mi sono fermata un attimo. Dopo pranzo sono andata a trovare una mia amica e poi sono andata a fare una mini spesa, perché non abbiamo in realtà bisogno di grandi cose per il momento, visto che abbiamo un freezer da svuotare e domani è il giorno del mercato, quindi frutta e verdura, se è aperto, non siamo proprio sicurissimi, la prenderemo lì. Però sono andata perché, ragazzi, avevo bisogno di prendere le banane. Guardate gli ingredienti e capite, o meglio, se non lo conoscete andate a vedere, vi metto il link a questo video qua, perché banana bread in preparazione. Queste sono le uniche banane che ho trovato, non sono super mature e per renderlo dolce senza utilizzare zuccheri aggiunti è fondamentale che le banane siano molto mature, quindi adesso le metto in forno e questo è un modo per farle maturare in modo veloce. E le lascio lì finché non diventano tutte nere. La ricetta che trovate sul sito prevede l'utilizzo di solo la farina di mandorle, ma questo crea un banana bread molto molto light. E io invece questa volta ho preferito fare un mix di altre farine con quella di mandorle per darle un po' di gusto, ma l'utilizzo di altre farine lo rende più consistente e perfetto per colazione, perché io lo voglio domani a colazione. Nel spostarlo, perché rimane molto umido sul fondo, quindi poi lo sposto qua dove metto dello Scottex che assorbe, è saltato un pezzettino. Siamo giunti al termine di questo video. Sì, lo so, sono sempre io dall'intro, sto facendo tutto alla fine. Il giorno dopo poi ho fatto colazione con il banana bread, buonissimo, con sopra burro di mandorle e i semi di canapa. I semi di canapa secondo me sono veramente un seme spettacolare, ricco di omega 3, 6, proteine, dona un gusto terra, hashtag gusto terra, agli alimenti. Io veramente vi consiglio di provarlo. Poi mi sono allenata qui. E non ho filmato perché è stato un allenamento molto veloce e devo dire che sto molto apprezzando il fatto di allenarmi a casa, mi sto trovando bene. Probabilmente adesso, quando mi trasferirò in una nuova casa, mi creerò il mio angolino, quindi mi procurerò dei pesi, degli attrezzi, al momento soltanto delle bande elastiche, ma mi trovo bene, cioè vi filmerò qualcosa, magari seguitemi più su Instagram, perché qui su YouTube tenderò a fare i video specifici per l'allenamento, perché so che c'è chi mi segue solo per quello e chi guarda i vlog non guarda l'allenamento. E vi capisco, perché io quando guardo i vlog
di altri youtuber la parte allenamento la salto proprio, quindi tutti i video di allenamento saranno video dedicati e basta. Poi sono stata dal mio osteopate, finalmente mi hanno fatto i complimenti perché tutto lo stretching che ho fatto ha portato i suoi benefici, anzi sono molto migliorata, ho liberato la dorsale che era un po' bloccata e anche la zona lombare che io ero stata bloccata. E poi siamo andati a pranzo dalla Vale. Cosa non c'è passato in questa vicina? Madonna, guarda, presente il pinguino che fa, mi sono rotto il cazzo. È stato un po', quando me l'hanno mandato è diventato il mio preferito. Oggi siamo venuti a pranzo dalla Vale che ci ha coccolato con un pranzetto qui in veranda. Andiamo a sì, porto tre spezzettine. Eh? A me non mi entra più oggi. Pantaloni. Ingrassato in quarantena. Casino. Più che in quarantena, sottotesi. Dai. Ma che è stato stranissimo e bellissimo allo stesso tempo. È una sensazione veramente strana perché vi giuro, a me sembra di non essere mai stata via. Mi sembra tipo, sapete quando al Grande Fratello fanno freeze? Stop freeze! Cioè, a me sembra di aver veramente non vissuto in questi 2 mesi, ve l'avevo già detto, ma adesso essere a contatto di nuovo con la realtà mi sembra di essere qui l'altro giorno. Sarà anche perché sono tornata, ho trovato sulla sedia i vestiti che ho indossato nell'ultimo vlog che avevo filmato e quindi veramente mi sembra di essere l'altro giorno. Molto molto strano. Mi sento molto carica e ho veramente tanta voglia di fare. E bisogna rientrare, cioè farsi meno seghe mentali. Tipo, ah, come sarà, come faremo, ah, io no, e andare, perché nonostante le mie remore del tipo, sì, non voglio tornare, adesso sono tipo, sì, sono tornata, facciamo tutto, ok, quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere, perché voglio continuare a vloggare, questo è il quarto trasloco che porto su questo canale. Yes, quindi voglio raccontarvi un pochino tutto perché anche questo trasloco è diverso da tutti gli altri in quanto ci muoviamo da una zona all'altra di Milano e non cambiamo città proprio. Basta, io ho tergiversato a lungo, quindi spero che questo lungo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!